Ciao a tutti e bentornati in Minecraft con le mod... No, scusatemi, in The 1.7.10 mod pack. Questo sì era giusto. Ah, ok, allora vediamo un attimo cosa ho fatto. Tra lo scorso episodio e questo. Allora, ho fatto una bellissima farm di uh, mucche qua. Uh, che praticamente ci sono un sacco di mucche lì dentro. Se premo qua viene dell'acqua lì dentro, così le posso moltiplicare a mio piacimento. Ho espa fatto espandere un po' sta roba qui. Adesso non mi ricordo quello che vi ho fatto vedere nell'ultimo episodio. Uh, so benissimo che l'ho appena fatto. Questa roba qui non ve l'ho ancora mai fatta vedere. Quindi adesso gli diamo un'occhiata e poi mh, magari facciamo qualcos'altro di Botania. Non, non lo so ancora. Uh, però questo episodio sarà abbastanza corto perché in realtà ho appena registrato un episodio di mezz'ora in cui facevo questa roba qua e poi. Mi sono completamente scordato di, aver, di non aver attaccato il microfono, in pratica, e quindi niente voce. E niente voce vuol dire video che fa schifo, e video che fa schifo vuol dire che io non lo carico. Ergo, questo sarà il quinto episodio anziché il sesto. Evviva! Ora, vediamo un po' cosa c'è qua sotto. Prima di tutto, un paio di Steam Dynamo, molto molto semplici. Qua sotto c'è un Aquus Accumulator con un Transfer Node per i liquidi, che gli dà l'acqua che gli serve. E fin qua ci siamo. Qua ho messo gli slab così almeno riesco ad aprirli per ricaricarli. E visto che non ci sono delle, degli item conduit o robe del genere, ho dovuto mettere delle redstone energy cell. Questa per esempio devo impostarla ancora. Facciamo così e così. Fantastico. Così. Che faranno in pratica da item conduit per moltiplicare il segnale da qui va qua e in questi tre punti sono andata semplicemente qua e basta. Cioè, scusatemi, da Energy Conduit. E poi ho fatto un Pulverizer basico. Poi vedremo che uh, hanno creato i ragazzi. Thermal Expansion. Tutta una. Un nuovo sistema di upgrade delle macchine. Quindi lo andremo a vedere anche questo più avanti. E ho creato anche una Redstone Furnace. Sempre basica. Uh, con i sistemi più potenti, poi potremo. Uh, aggiungere degli upgrade. Se guardiamo un attimo qua dentro, dovremmo vedere. Uh, che figo è questo? Plate di thermal expansion, magari dopo gli diamo un'occhiata, non sembrano tanto costose. Invece no, Signallium Ingot. Oddio. Cos'è? Come si fa? Ok, non perdiamoci. Allora, vediamo un po'. <coughs> questi anche cosa sono? Cash. Facili da fare. Magari dopo facciamo anche questi, ma ho detto non perdiamoci quello che ho fatto Uh, mi sono perso Ah, si, sì, gli upgrade Qua. Se guardiamo di qua, vedete ci sono tutti questi speed upgrade, uh, stabi Stabilizer, eccetera. Che praticamente ti danno più probabilità per avere un se secondo output, uh, più. Uh, vediamo un po' utilizzano meno uh, Fuel. Qua cosa fanno? Raddoppiano. L'energia eh, prodotta o l'energia consumata però aumentano anche l'energia. Quindi, eh, per esempio, ah no, questi qui sono per i dynamo quindi aumentano soltanto l'energia prodotta. Poi qua per esempio, ci sono gli speed upgrade che aumentano la velocità, per esempio, questo qui moltiplica per 8 la velocità, ma per 20 l'energia utilizzata e diminuisce del 30% la possibilità di ottenere un, um, un secondo output quindi se abbiamo energia infinita potremmo utilizzare questi visto che per il momento non ce l'abbiamo è meglio non utilizzare nessuno poi vabbè ci sono questi l'opera uh, si sì. no questo cos'è side accessibility che dovrebbe essere questo qua probabilmente <coughs> saranno molto simili Ah, questo qui è per i Dynamo, probabilmente. Questi qui sono quelli che si trovano normalmente di solito nelle varie macchine, in base al tipo di macchina, e si possono mettere qua dentro. Più aumenti il, il livello della fornace, eccetera, più questi qui, più spazi avremo per aumentare le cose. Quindi più spazi avremo per metterci questi moduli vari. <coughs> che è molto molto utile. <coughs> Scusatemi. Quindi ho fatto questo. Eh, energia va qua e va alle varie macchine. Poi, però, volevo finire le altre cose. Ma ho finito il copper. Quindi dovrò andare a scavare. Adesso non ho molto tempo per andare a scavare. Invece, ho abbastanza tempo per andare a dormire. Truc, truc, truc. Usciamo fuori. E ah questa è un'altra delle cose che ho fatto. Un advanced enchantment table. Che è molto utile perché ci permette di fare due cose: prima di tutto mettere gli incantesimi che vogliamo sulle nostre uh, armi, che è molto carina come cosa, e soprattutto se noi per esempio utilizziamo questo piccone per scavare un blocco e prende danno, possiamo ripararlo... Ehi, ho detto e prende danno. Ok, vedete che si è danneggiato di pochissimo, però possiamo ripararlo con questa cosa qua. Gli diamo dei livelli. Vedete che il nostro livello è sceso da 3 a 2 e lui ci ha riparato il nostro piccone come nuovo. Più incantesimi ci sono, però ovviamente più livelli ci vuole per riparare, per riparare le cose. Oddio, ce la posso fare oggi. E poi, cos'altro ho fatto tra lo scorso episodio e questo? Credo niente di che. Quindi adesso cosa facciamo? Secondo me, visto che Thermal Expansion l'ho fatta, diciamo tra gli episodi ve l'ho fatta vedere. Uh, mi sono giocato il mio bonus perché Thermal Expansion è una di quelle mode. Ho imparato che quando non sai cosa fare, fai Thermal Expansion. Possiamo dare un'occhiata a botagna. Um, ho visto un paio di cose fighe di Botania che si potrebbero fare, però sono un po' più avanzate. Mm, ci servirebbe della lava infinita. Possiamo andare a prenderla volendo anche, dovremmo andare nel nether e fare una pump. Vediamo un po' se abbiamo la roba per fare una bella pump robot pump. No, non è quella che voglio io. Quella che voglio io è questa, la ender thermic pump. Ci servirà un occhio dell'Ender un Eye of Ender che non so se abbiamo. E mi sa che ho anche utilizzato tutte le enderpair che avevamo, quindi sarà ben dura trovarlo. Mm, no, magari ce n'è uno di qua. Nada. Quindi niente, non possiamo fare neanche questa. Questa qui potremmo farla, ma non ne vale assolutamente la pena, diciamo. Perché una volta piazzata poi non è molto. Um, non mi viene la parola in italiano. Reliable. Diciamo che non è molto autosufficiente, nel senso dovremmo andare lì a spostare altre cose, non c'ho proprio voglia. Uh, non ho in mente molte cose che potremmo fare. Fatemi pensare e torno subito da voi. Ok, allora ci ho pensato un attimo e visto quanto tardi è, quanto presto devo svegliarvi domani mattina, faremo una cosa molto molto veloce. Allora, prima di tutto devo togliere questo. Iniziare a rompere. Il setup che ho appena fatto, poi tanto lo, lo posso ricostruire nel momento in cui serve. Questo, questo. Eh, posso buttare via un attimo sta roba. E andare fuori. Prendere una cesta a caso e iniziare a buttare dentro roba a caso. A posto. Eh, mi servirà sicuramente del ferro, ok. Questa roba qua. Fantastic. Eh, no, non mi serve questo, basta che prendo quest'altro. Fantastico. Poi devo prendere um, cobblestone, uno stack basta, poi legna e ferro, ne ho un po', mi servirebbe più ferro, mi serve dell'oro e direi basta. Cerchiamo di vedere tutto il ferro che possiamo trovare. Che mi servirà sicuramente più ferro. Uh, silver, altre cose varie. No. Allora, proviamo intanto a fare una roba del genere. Bastoncini. Tru 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 tru, via. Poi, questo così. Gear, fantastico. Uh, cobblestone Gear. Ok, ci siamo, fantastico. Poi, ferro. Ne possiamo fare solo tre. Molto, molto male. Corri, ah cacchio, l'ho lasciato lì. Um, sono un idiota. <coughs> Gold gear, le posso fare solo così? Posso usare queste? Mm, mi serve dell'altro ferro sicuramente. Intanto posso fare queste. Ok. E... buttiamo via questi che non ci servono. Per le Diamond Gear ci servono sicuramente delle altre Gold Gear, quindi ci servirà dell'altro ferro per forza. Ah, stupido me che non ho abbastanza ferro mai. Um, vediamo un po'. Liberiamoci di un po' di roba qua strana. Um, non è possibile. Mi sto arrabbiando non poco Silver, piombo Altre cose varie Nada de nada Non ne vedo Vedo questo mezzo blocco di ferro Ma non posso farci niente con mezzo blocco di ferro Ho un sacco di oro Se è per questo però ehm, Dark steel Ho un altro secchio volendo Uh, mi serve del ferro Posso anche andare a scavarlo al volo, eh Allora lo faccio così Vado un attimo giù Trovo una miniera Vado a scavare Due minuti E trovo del ferro Torno subito Ok ho trovato del ferro E fa quasi paura pensarci Ho raccolto 12 diamanti Così li ho trovati a caso E sono riuscito a trovare soltanto 8 pezzi di ferro già polverizzati Quindi in realtà erano 4 E li ho anche duplicati Ah, pazzia pura. Quindi me ne servono ancora semplicemente due. Mi dovrebbero bastare. Faccio così. Poi faccio così. E voilà. I miei due cosini qua. Truc e track. Uh, si, sì, si chiamano proprio truc e track. È proprio il loro nome di battesimo. Non prendeteli in giro per questo. Non è per niente carino. Piccone. Questo. Così. 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 E poi mi serve un pezzo di redstone Ed ecco qui il nostro quarry Ora dobbiamo semplicemente rifare la stessa cosa che abbiamo fatto di là eh, Cioè che abbiamo fatto prima con, eh, con eh, i dynamo eccetera Solo che la dobbiamo fare là Cioè dove andremo a mettere questo quarry Mi servono ancora 8 di questi per fare una ciesta e voilà E mi faccio un hopper e poi mi faccio un'altra cesta. Molto bene. E così, così, cosà, dovremmo avere quasi tutto. Io direi che il curry, secondo me, lo facciamo qui vicino a casa e non ci stiamo a fare troppi grossi problemi. No, sicuramente non qua, guarda. Magari qua, così ci sta di brutto. Molto bene. E andiamo a mettere questo qua. Fantastico con il suo acquis accumulator di qua uh, forse è meglio non mettere lì la roba ma metterla qua e voilà posso anche mettersi il coso lì sotto e sì non è che dovessi proprio prepararmi eh, per fare una roba del genere nel senso ci vogliono 35 secondi e mezzo però sempre meglio essere pronti a tutto questo lo posso anche mettere qua a questo punto faccio così Questa si dovrebbe star già riempiendo Molto bene, ok. Questo si riempie. Poi faccio così e così. E ci metto un sacco di legna. Che dovrei averne veramente tanta, considerando la quantità di alberi che ho tirato giù. Uh, questa qui ti piace? Se ti piace questa, guarda, ti adoro. Sì, che ti piace e anche molto. Quindi posso buttarci dentro tutta sta roba qui. Uh, tipo questo, tutta roba che mi sta semplicemente in mezzo alle scatole. E almeno diamo una bella ripulita. Uh, il resto ce l'ho di là. Intanto lui ha già iniziato a funzionare. L'unica cosa, forse, che dovremmo fare è mettere un qualcosa qua per raccogliere gli item, che potrebbe divenire un problema. Quindi per raccogliere gli item, che cosa posso usare? Um, beh, potrei anche fare così. Allora, vediamo un po'. Um, transfer pipe, pietra rossa, uh, stone bricks, mi serve del vetro più che altro, sabbia. Facciamoci un po' di vetro. Tanto qui dovrebbe funzionare comunque. Mezzo stack di vetro dovrebbe andare bene. Tanto lì sta scavando solo sabbia, sta appena iniziando. <coughs> Poi quella legna là in fondo la vado a prendere dopo. Intanto mi servirà sicuramente della pietra che ho ovviamente buttato via da qualche parte. Dov'è che l'ho messa? Ce l'avevo nell'inventario. Ah no, l'ho lasciata giù forse. Probabilmente sì. Ah, qua ce n'è ancora un po', fantastico. Ok, facciamo così e così. Pietra rossa e vetro. Grazie del vetro, me ne serve ancora un pezzettino per favore. Un po' più veloce di così, grazie. Molto gentile, guarda ti do ancora un po' di legna se mi fai sto pezzo di vetro. E voilà, vetro fatto. Così. Poi intanto facciamo che fare questo, così mi pare. Node, transfer node. Uh, sì, una cesta e della pietra, quindi pietra. Uh, mi servirà un'altra cesta ancora, quindi mi prendo otto legnetti. Ah, che bello lo scroll. Non me lo ricordavo più che potevo utilizzare la um, rotellina del mouse. Questo, questo, questi due e questo qua. Molte, molte grazie. Qua cosa c'è? Spazzatura varia, ma sì, buttiamo tutto dentro, chi se ne frega. Queste qui anche vuota, va benone. Quindi sarà qua. No, non questo, ovviamente. Eh, questo possiamo buttarlo dentro, intanto. No, ho detto non questo, ovvi ovviamente. Tu stai appena adesso arrivando alla pietra. Mi serve dell'altro ferro che l'ho finito. Cioè dell'altro vetro. Se, figurarsi. Dai, facciamo così. Su 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 su. Uno e due. Questo qua. Pietra rossa. Ne prendiamo altri otto, nove. Dovrebbero, dovrei riuscire ad arrivarci. Eh. Se io faccio così, tu me lo metti qua dentro la roba? Sì, molto bene. Non potevo chiedere di meglio. Stavo pensando con tutta la legna qua, perché invece di fare così non faccio che mettere questi qui lì vicino al quarry e mi tolgo tutti i problemi? Faccio delle altre ceste e abbiamo risolto ogni tipo di problema. Qua e qua. Ehm, legna, legna, legna. Sì, Se solo riuscissi a trovarle ne avrei un sacco. To, questa qui c'è. Questa mi va già bene. Mi accontento, posso fare altre 8 ceste, che è già più di quante ne stavamo collegando. Quindi facciamo così, così e così. Questo non serve per il momento. Poi posso fare anche così. Eh, boh, ma ho finito le ceste per il momento. Vediamo un po', tu stai funzionando? Sì, più o meno. Vediamo un po', proviamo a buttare via abbastanza roba. Così se raccogliamo qualcosa... No, vedete che lo sto ancora buttando fuori però. Perché questo qui non è abbastanza veloce. Uh, proviamo a fare degli speed upgrade. Dovrebbero essere questi qua. Ci serve redstone e oro. Uf, ne abbiamo un sacco di entrambi. Va benone. Fammi un po' di blocchi di redstone. Grazie. Sei grazie che non me li fai. Ehm, ce ne serviranno un po' di più forse. Grazie. Ancora un po'. Dai, facciamo che fare anche l'ultimo. Così. Così e così, molto bene. 12 speed upgrade dovrebbero farlo andare abbastanza veloce. Ok, adesso mi metto vicino al quarry. E teoricamente non dovrei raccogliere nulla, infatti, no lui va alla sua velocità adesso devo andare a raccogliere un altro po' di legna, qua quanta ce n'è ancora, un bel po', quindi ormai che è partito adesso non la dovrebbe consumare così velocemente, comunque io mi riempio questo, oppure potremmo fare una cosa, anzi proviamo questo nuovo super figo item. Questo nuovo blocco super figo che hanno aggiunto ultimamente in Thermal Expansion, se non mi ricordo male serve la tin. Molto bene, basic ca cash. Ehm, andiamo di là. Ah, mi servirà forse un wrench di qualche tipo. E non ne ho ancora mai fatta una. E non mi ricordo mai come si fa il crash hammer. Crescent Hammer: Ferro e tin. Ehm, ferro ne ho uno ancora. Molto male. Ranch di qualche tipo. Tutte mi vanno bene. Electrical Steel sei fuori di testa. Qua ti serve del bronzo Non mi piace Bronzo ho detto che non mi piace Standard range ma figurarsi ehm... Due ferri e un coso Quanti ne ho? Uno soltanto Ho detto che non ne ho mai a sufficienza Di quarzo Una Fantastico cioè, Come buttare via i migliori materiali Soltanto perché non ho più ferro Vediamo un po' se funziona. Teoricamente dovrebbe funzionare. Oh, yes. Quindi posso andare a riempirla. Ecco. Ah, ce la possiamo fare prima o poi, eh? Ok, siamo fuori. Se non mi ricordo male, dovrebbe essere di là. Dovrebbero essere di là le mie ceste con la legna. Doh. Basta. Non voglio più cadere nelle sabbia mobili Dai che sta venendo notte Altre sabbia mobili ancora Ancora sabbia mobili Devo togliere questo e se no affondo Qua, qua non dovrebbero essercene Ok ce la possiamo fare Uno Due Terzo blocco Ok, ce l'abbiamo fatta Sembrava impossibile ma ce l'abbiamo fatta E no, non sono sponsorizzato da Fernet Branca Era quello il coso, vero? Spero di sì Ehm um. Ehm mm. um. Mi sa che mi ricordavo male, non ne ho più così tanta di legna, a quanto pare. Vabbè, non sarà un problema raccoglierla, dai. Comunque, oggi abbiamo fatto un bel quarry. Uh, questo cash, adesso ve lo faccio vedere con qualche altro blocco. O comunque con la legna che ho lì nelle ceste a casa. Quello che fa, ed è una gran figata... Praticamente... Anzi, potrei fare ancora una cosa più figa ancora... Tu trovi l'inventario più vicino. Quindi se io prendo per esempio questa cobblestone e te lo metto qui di fianco. Tu teoricamente dovresti prendere un sacco di cobblestone, giusto? E mi piacerebbe sapere quante ne hai dentro. Però se cerco cash. Dovrei vedere che tieni 10.000 cobblestone, poi 40.000, 160.000 e 640.000. Comunque sì, quella barra lì sotto dovrebbe essere la quantità riempita. E la cobblestone ormai dovrebbe andare solo più di qua. Buttiamo via un po' di questa roba qui che mi sono raccolto prima, tanto adesso non mi serve. Ci prendiamo un bel po' di cobblestone da qua, tutta quella che c'è. Gliela mettiamo tutta dentro. Vorrei vedere se quella barra si attiva per caso, se mostra qualche cosa, però prima di arrivare già a una piccola parte di questi 10.000 sarà dura. Però ecco, tutta la cobblestone dovrebbe andare qua dentro, tutto il resto che raccoglie, tra cui ferro e altri materiali che ci serviranno sicuramente, dovrebbe andare nelle ceste. E adesso cerco tutta la legna e la metto di là. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un bel mi piace qua sotto e lasciate anche qualche commento se avete qualche cosa da dire, se pensate qualcosa su quello che abbiamo fatto oggi o sulla serie in generale e direi che ci vediamo tutti nel prossimo episodio. Ciao!